Ragazzuoli cari, bentornati ad un nuovo video sul mio canale. Oggi siamo qui per vedere una nuova mod, ovvero Mosco Dio della Distruzione, fatta dal nostro caro Masco X. Ok, già c'era sul sito, però, come al solito, c'è un modder chiamato Draconis che appena esce qualcosa, bam, fa mod. Il problema è che facendole subito in 3 minuti solamente per il gusto di caricarla per primo, magari fa schifo, non è dettagliata. Mentre questa fatta da Masco è veramente molto dettagliata, è praticamente uguale identico. C'è anche lo sportellino da cui esce il dio della distruzione, che ricordiamo non è la macchina in sé, ma è colui che comanda la macchina. E niente, ragazzi, lo andiamo a scegliere e contro ci andiamo a prendere un bel Goku Super Saiyan Blu e poi andiamo al nostro nuovo campo di allenamento. Allora, vedendo l'entrata, probabilmente è Dodoria. Cioè, ci avrà le combo sue e cose così. Comunque sia, prima di iniziare con la mod, regà, volevo ringraziare ieri tutti quanti perché ieri è stata la miglior live di sempre sul canale, sia per numeri di donazioni, per visualizzazioni e tutto quanto, per numero di mi piace. Tra l'altro abbiamo raggiunto quasi 300 mi piace ieri in live, contentissimo di voi, ragazzi. Comunque sia, vediamo un po' il moveset. Eh sì, ci ho azzeccato di Dodoria. Mo, da doppia capocciata e gancio, ecco appunto. È Dodoria, proviamo per giustezza anche la triangolo. Sì, è Dodoria. A parte mi sembra Masco me l'aveva detto che non aveva messo qualsiasi. Cioè che non aveva messo roba custom, perché comunque sia ci deve ancora lavorare. Perché questa mod uscirà tra un mese, mi sembra, sul suo Patreon, o tra una settimana, ma non ricordo bene. Comunque sia, vi lascio il Patreon in descrizione, dateci un'occhiata perché deve uscire ancora Liquir e poi Iwan, che è il tizietto tutto pelosetto. Comunque io come uno stronzo ho provato le mosse, però non le ho introdotte. Abbiamo il montante critico, che se non ricordo male è di Dodoria. Poi il lampo del male, che dovrebbe essere di Super Buu, è di Super Buu. Raggio di Dodoria, che è di Cell, no, ovviamente è di Dodoria. E poi il placcaggio rotante di C16. Guardate quanto cavolo è figa sta mossa, mamma mia, ci sta da Dio. Poi abbiamo onda esplosiva come evasiva. Lampo infernale. Ah, ok. Questa si fa più così. Ecco il lampo infernale, che è la mossa di C16 sempre. Però non lo prendiamo. Questa mossa non è che la amo tanto perché è molto difficile da mandare a segno. Oddio, con sta voce, regà, sto troppo male. Per quanto io mi sforzo a parlare, non ci riesco. E infatti vorrei cercare di fare Prime il meglio possibile domani. Se lo farò, lo voglio fare comunque perché lo adoro, però perdonatemi se lo farò con questa voce di merda. E come ultimo abbiamo comunque sia cannone spacca tutto di nappa, che ti consuma tutta l'aura, ma fa abbastanza danno. E direi proprio che ci sta. E niente, regà, che dite sta mod? A me piace veramente un sacco. Ora direi di andarla a provare in un vero e proprio combattimento. Vi ricordo che Masco sta facendo anche le mod per Prime, quindi ci dovrebbe essere il suo pack. Ci dovrebbe, c'è il suo pack di Dragon Ball Prime che viene aggiornato proprio con quello di Feraz ogni volta, nel caso in cui trovate una nuova mod all'interno della mia serie. Che vi ricordo, Dragon Ball Prime esce ogni venerdì, probabilmente verso le 6 di sera, altrimenti a volte c'è il giorno in cui mi esce alle 8 perché mi richiede più un montaggio. Domani probabilmente, se esce, non è sicuro, uscirà per le 7:30-8 perché con sta voce ci metterò tantissimo a registrare solo la voce. Comunque, contro Mosco direi di prenderci un bel Black Goku normale e di andarci a sfidare al pianeta senza nome. Ok, eccoci qui. Contro Black Goku che parte diretto da dietro, cavolo. Ci ha presi lui per primo, però vabbè, non fa niente. E dai. Allora, non parlo molto perché ho la gola così, ragazzi. Sento che piano piano mi sta abbandonando, quindi è tosta come situazione, vi giuro. Mi sto anche a riprendere. Ieri avevo anche la febbre a 39 subito dopo la live. Mi sono sentito svenista. Avevo tipo una chiamata con Masco, mi ricordo, appena finita la live. Eravamo solo io e lui. C'ho avuto la febbre altissima per tutta stanotte e poi mi sono ricchiappato. Io, ragazzi, sono un fracico di merda. Appena gira l'influenza, tranquilli, che se non l'ho presa io non la prenderete mai voi, perché sono tipo il covo dei batteri. Io, nonostante io sia, come si dice, ipo qualcosa, non mi viene in mente, io ho paura di qualsiasi malattia, regà. È l'unica paura mia. Cioè, io ho paura di avere tumori a volte, cose così, senza senso. Mi sto a fare una bella confessione, vi dico la verità. Però è così. Almeno così sapete anche un mio difetto. Vai, lampo infernale.
L'ho preso, oddio, l'ho preso e finito con questa mossa, oddio. Con questa mossa che prima ho detto che la odio. E niente, ragazzi, io ringrazio Masco per avermi fornito questa mod dettagliata, sicuramente la migliore che potrete trovare su Moscov, Dio della Distruzione. Vi lascio di nuovo il Patreon qui sotto in descrizione, ricordatevi di farci un salto perché lui sta rifacendo tutti i dei della distruzione, visto quelli che ha fatto Draconis o altri modder erano fatti un po' col culo prima, i suoi migliori. Aggiornerà anche quelli che ha già fatto. E niente, spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e non dimenticate di attivare la campanella per non perdervi nessuno dei miei video. Noi, come al solito, ci vediamo ad un prossimo video.